Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta, alla sua gestione, all'umanità che ne scaturisce, a costruire un'identità capace di avvertire una comunanza di destino dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati, a non diventare uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri solamente per arrivare primo. In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici del successo, dell'apparire, del diventare, a questa antropologia del vincente, preferisco di gran lunga chi perde. È un esercizio che mi riesce bene e mi riconcilia col mio sacro poco.